È bastato un sito particolarmente accattivante, associato a un pezzo imbattibile, e in pochi giorni sono piovuti sui suoi conti correnti centinaia di bonifici per decine di migliaia di euro, ma delle mascherine nessuna traccia. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino nel corso di un'operazione che ha portato alla denuncia di un imprenditore vercellese commerciante nel settore del bestiame. Mascherine di ogni tipo, termometri e prodotti igienizzanti in quantitativi ingenti, con la promessa di consegnare il materiale entro 10 giorni. Non mancavano neanche le offerte. Per ordini di minimo 500.000 pezzi, il prezzo scendeva a 90 centesimi caduna. In un attimo oltre 200 farmacisti sono finiti nella trappola dell'imprenditore. I baschi verdi del gruppo Pronto Impiego Torino erano però già sulle sue tracce e, supportati dai colleghi del gruppo di Vercelli e della compagnia di Caselle Torinese, sono riusciti in pochi giorni a stroncare una truffa da oltre 1 milione di euro. Oltre 250 le persone raggirate, tra questi appunto farmacisti, medici, infermieri, associazioni di volontariato e, ancor più grave, alcuni enti locali, tra questi addirittura 2 comuni, uno in Piemonte mentre l'altro in Basilicata. I 2 comuni, una volta ottenute le mascherine, le avrebbero immediatamente destinate o alla protezione personale oppure alla successiva distribuzione dei servizi di assistenza. Ad ogni reclamo sulla mancata fornitura di mascherine, la giustificazione era sempre la stessa: il cargo all'aeroporto di Caselle arriverà tra qualche giorno, abbiate pazienza. Nulla è mai arrivato dalla Malesia, paese indicato dall'imprenditore quale luogo di produzione. Stessa messa in scena anche con i finanzieri che si erano finti acquirenti. Anzi, proprio di fronte agli inquirenti si era vantato di essere in procinto di fornire 20 milioni di mascherine al governo svizzero. Tutto falso. L'unica mascherina presente in azienda al giorno della perquisizione era quella sul volto dell'improvvisato commerciante. Che dopo questo di farne due almeno alla settimana ne facciamo. Poi abbiamo un contratto con la Svizzera di 20 milioni di mascherine. Ne vogliono 2 milioni alla settimana.